ritrovati a tutti con il nostro appuntamento con l'informazione sportiva in diretta di Udinese TV. Dopo i primi bilanci di questa fase iniziale della stagione bianconera, è giunto il momento di addentrarci insieme sui temi legati alla squadra. In particolare quest'oggi facciamo un'analisi sugli infortuni Udoge, Makengo, ma soprattutto Becao. E effettivamente, con o senza il brasiliano, la media punti è cambiata notevolmente. Vediamo il servizio di Alessandro Surza. Durante questa sosta con la Serie A ferma, l'Udinese che sta recuperando le energie per riprendere il lavoro dopo le meritate ferie, gli argomenti di discussione ovviamente vengono meno non avendo l'attualità del campionato a farci compagnia. In attesa quindi di parlare quotidianamente dei mondiali in Qatar, questo è il momento dei bilanci e delle analisi che spesso si fanno a bocce ferme. Detto della miglior partenza nelle prime 15 giornate dal lontano 2011, proviamo ora a capire come mai l'Udinese è calata nelle ultime giornate. C'è stata anche un po' di sfortuna, questo va detto, e anche imprecisione che hanno portato a risultati diversi, nonostante le prestazioni ci siano sempre state. È comunque evidente che un calo fisico si sia palesato, d'altronde era anche impossibile continuare a vincerle tutte come accadeva ad inizio anno. Oltre alla questione fisica però, forse sono passati troppo inosservati tutti gli infortuni che hanno colpito la banda sottile. Nessuno si ricorda che a questa squadra manca da inizio anno un certo Adam Masina, nessuno ha dato la giusta importanza alle assenze di Makengo e Udoge nelle ultime settimane e soprattutto di Becao da più di un mese. Se non se ne è parlato abbastanza, significa che la rosa è così competitiva che comunque è rimasta forte ugualmente, ma è chiaro che i giocatori non sono tutti uguali. Vedere per credere, i numeri dell'Udinese con e senza Rodrigo Becao. Senza il classe 96 in campo, le zebrette non vincono da 2 anni. In totale, dal 2019, l'estate in cui Becao arrivò ad Udine, ad oggi, con il brasiliano si sono giocate 108 gare su 129, senza di lui 21 tra infortuni e scelte tecniche. Bene, di quelle 21 l'Udinese ne ha vinte solo 4 e in quelle 21 partite sono stati fatti soltanto 18 punti, con una media terrificante di 0,8 punti a partita. Con il brasiliano in campo invece la media si alza, arrivando a 1,3, e se analizziamo solo questa stagione con Becao la media è di 2,1 punti a partita, senza si scende addirittura a 0,6. I numeri non dicono tutto, ma di sicuro aiutano a capire. Più di ogni altra cosa l'Udinese a gennaio avrà bisogno di recuperare gli infortunati, allora sì che si potrà tornare a sognare. E dopo il suo esordio in azzurro, giustamente abbiamo dedicato ampio spazio al bianconero Simone Pafundi, che ha parlato anche ai canali ufficiali della Nazionale. E allora sentiamo le sue parole a Vivo Azzurro. Simone, con il tuo esordio sei diventato il più giovane esordiente azzurro dell'ultimo secolo, al terzo posto sul podio assoluto della Nazionale. Ci racconti l'emozione che hai provato? Certo, allora l'emozione è stata sicuramente forte, tanta, perché è un sogno che ho sin da quando sono piccolo ed è stato tutto molto bello. Il CT Mancini ha detto qualcosa di particolare prima di entrare in campo? No, il mister non mi ha detto nulla, penso per farmi giocare tranquillo. Immaginiamo che tu abbia ricevuto tantissime chiamate, però ti chiedo, qual è la prima chiamata che hai fatto? No, video chiamato subito mia mamma, poi mio padre e mio fratello. Tu hai bruciato le tappe, ma con l'Under 17 hai già realizzato 4 gol. La tua esperienza nelle giovanili azzurre, quanto è stata importante per arrivare fin qui? Molto, perché è stato un trampolino, no? E ringrazio tutto lo staff dell'Under 17, perché è anche merito loro se sono qua. Ti chiedo, come sono stati questi giorni di raduno? Cioè, il gruppo, come ti ha accolto? Allora, il primo giorno è stato un po' strano per me, poi tutto bene, è andato tutto liscio e loro sono stati subito molto gentili con me. Bene. Tra le notizie di questi giorni anche il rinnovo di Wallace, e di lui e di questa prima parte di stagione bianconera ha parlato Andrea Carnevale. Beh, Wallace, insomma, noi l'abbiamo preso con l'intento che un giorno potesse diventare un grande giocatore.
negli ultimi 6 mesi io penso che Wallace abbia fatto passi da giganti, è diventato un giocatore veramente completissimo, un giocatore determinante per questa Udinese qui, e più va avanti e sempre cresce. Io penso che poi Wallace, insomma, io mi auguro che possa rimanere qui, insomma, a fine campionato, ma penso che Wallace sarà uno degli obiettivi di qualche grande squadra. Assolutamente sì, perché l'Udinese ha fatto una grande prima metà di stagione, non è proprio metà, però anche oltre ogni aspettativa. Poi c'è stato questo piccolo calo, diciamo così, nei risultati, però il bilancio è positivo. Ma è partenza straordinaria, insomma, abbiamo battute Inter, Roma, pareggio con la Lazio, pareggio con l'Atalanta. Abbiamo fatto effettivamente delle partite straordinarie, 6 partite consecutive vinte, poi c'è stato, diciamo, un piccolo freno, ma secondo me dovuto no a un calo, secondo me, né mentale né fisico. Io parlo solamente, questo è solamente il mio pensiero, posso dire che in questa squadra qui ottima, ovviamente sono mancati alcuni, diciamo, giocatori determinanti, vedi insomma Becao, vedi insomma Udoge, Makengo. Non voglio dire che gli altri che sono andati in campo siano stati incapaci, assolutamente no, però insomma l'Udinese è una buonissima formazione, una buonissima squadra. In campo domani il Pordenone, che alle 14.30 al Teghil affronterà il Novara. Allora vediamo insieme la grafica di questo turno di Serie C, Girone A, la 14ª giornata con tutte le gare in programma, appunto per ricapitolare quale sarà il quadro completo che si giocherà interamente domani. Eccole qua tutte le partite di questa 14ª giornata di Serie C, Girone A. Ha per il Pordenone un big match di vertice di classifica. Allora ascoltiamo le parole del mister Domenico Di Carlo. È una gara dove ci sono due squadre che hanno qualità. Abbiamo studiato bene il Novara, che pratica un ottimo calcio, ha degli ottimi giocatori soprattutto da centrocampo in avanti, che sono veramente di buona qualità tecnica, e quindi sarà una bella partita. E noi punteremo alla vittoria attraverso il nostro gioco, la nostra mentalità, perché vogliamo e dobbiamo dare continuità ai risultati. La squadra sta bene, in fiducia, ha un senso di appartenenza molto alto, e bisogna adesso spingere sull'acceleratore per cercare di fare più vittorie possibili. Ma margini di miglioramento ce ne sono ancora tanti, perché sia nel gioco sia nel non possesso ancora non siamo, diciamo, dinamici e come vorrei io, però sotto l'aspetto dell'atteggiamento, della voglia, della determinazione, del furore agonistico, è una squadra che sta bene, la squadra sta bene. Faccio un bel sorriso perché abbiamo bisogno di recuperare giocatori importanti che stanno fuori da un po' di tempo. Faccio un sorriso perché poi ci possono dare una mano nelle partite. Diciamo che Pirrello sta meglio di Palombi, nel senso che avendo avuto un problema non muscolare sta molto meglio, però già rientrare Palombi, che rientra in panchina con la possibilità di schierarlo, per noi è importante, soprattutto nelle fasi d'attacco, mentre Pirrello sappiamo che è un ottimo giocatore e che nel periodo se sono stati fuori tanti difensori lui ha tirato la carretta per tutti, quindi l'aspettiamo a braccia aperte, come aspettiamo altri giocatori come Andreoni e gli altri che sono fuori, che tra poco rientreranno anche loro. Altra gara di vertice ci sarà anche nella Palla Spicchi, perché domenica alle ore 18 il Carnera ospiterà la gara tra l'APU Old Well West e Pistoia. E allora vediamo quali saranno le gare di questa 8ª giornata di Serie A2, Girone Rosso, che vedranno scendere in campo, oltre ovviamente all'APU Old Well West e Pistoia, anche Chiusi contro Ravenna e ancora Fortitudo Bologna contro Chieti, Rimini Mantova, San Severo Ferrara, la Tramec 100 affronterà Nardò e poi Forlì contro l'altra compagine friulana, la Gesteco Cividale. Passiamo ora ai motori, dal basket appunto al mondo delle quattro ruote, insieme ad Andrea Tomasini, pilota di Pordenone di cross country, che sta preparando il 2023 in cui correrà sempre con la sua Isuzu D-Max. In servizio.
La stagione 2022 è ormai agli sgoccioli, Andrea Tomasini sta già programmando il 2023 agonistico. Il pilota di Pordenone, infatti, ha deciso che anche nel nuovo anno correrà nel cross country con il team Jets Tech di Lorenzo Cenzi e la Isuzu D-Max, vettura con cui ha gareggiato nelle ultime tre annate agonistiche. A dettargli le note sarà ancora una volta Angelo Mirolo, spilimberghese, con cui condivide l'abitacolo dal 2019. Squadra, auto e copilota rappresentano un pacchetto con cui il driver friulano si è trovato molto bene. Da qui la scelta di continuare il sodalizio, con la consapevolezza che si può ulteriormente crescere e ottenere risultati importanti. Proseguiamo nel percorso iniziato assieme alcuni anni fa, ha detto Tomasini. Con la Jets Tech esiste un solido rapporto di fiducia, mentre con la Isuzu mi trovo a mio agio e vedo che posso sfruttare appieno il suo potenziale. Al mio copilota mi lega un grande feeling in abitacolo e penso che sia la persona adatta per continuare questa avventura sportiva. Il pilota di Pordenone, nel corso del 2023, prenderà parte ad alcune gare del campionato italiano ed europeo di cross country. Ancora da stabilire con precisione il programma, che sarà reso noto successivamente. Nel frattempo, lo scorso sabato 5 novembre, a Spilimbergo, in un'area privata, Tomasini ha organizzato una giornata dedicata a sponsor, amici e tifosi. Ha fatto salire al suo fianco sulla Isuzu D-Max chi ha avuto voglia e ha dedicato una parte dell'evento per approfondire il tema molto importante della sicurezza stradale. La pallamano ora continua la corsa della Jolly Handball di Campoformido, che nell'ultima gara ha vinto 45-20 contro la CUS Venezia, ottenendo la quarta vittoria consecutiva. Ascoltiamo le parole del capitano Federico Copetti. Sì, assolutamente, ci aspettavamo una partita un po' più combattuta, ma comunque noi abbiamo confermato l'andamento, diciamo, delle gare precedenti, quindi abbiamo spinto fino all'inizio, abbiamo trovato tanti gol anche oggi. Sicuramente loro erano molto giovani, ma anche noi lo siamo, però diciamo che siamo un pelino più pronti, diciamo, ad affrontare il campionato ad alti livelli. Sì, assolutamente. Quando si gioca queste partite il rischio è di adattarsi alla lentezza, tra virgolette, degli avversari e quindi di abbassare il ritmo. Il mister ci ha sempre chiesto di comunque tenere il nostro ritmo e non adeguarci a loro, però non è sempre facile. Noi abbiamo cercato di dare il massimo. Potevamo sicuramente fare qualcosa meglio in difesa, perché per come siamo abituati, 20 gol con questa squadra sono parecchi. Sì, sempre presente il nostro pubblico, che ci dà sempre una grande spinta, una grande mano, e fa piacere, anche se appunto alcune partite sono anche un po' noiose, tra virgolette, però ci saranno sicuramente le partite più combattute, dove loro saranno l'uomo in più che abbiamo noi in casa. È tutto, l'appuntamento con l'informazione sportiva termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, una buona continuazione di serata su Udinese TV.